A più di 500 metri di altezza, sovrastante l'antica Casinum, già i Volsci e poi i Romani avevano edificato maestosi templi da dedicare agli dei. Sui resti di quegli edifici pagani, Benedetto da Norcia nel 529 costruì un piccolo oratorio destinato a divenire la casa madre dei Benedettini e uno dei massimi centri di radiazione culturale d'Occidente. I monaci cassinesi praticarono la medicina, la musica, l'astronomia, il diritto, le scienze filosofiche e tradussero dal latino e dal greco le opere dell'antichità. Nella biblioteca del monastero si conserva ancora il Placito Cassinese, primo documento giuridico scritto in lingua volgare. Nonostante le quattro rovinose distruzioni subite, Monte Cassino è ancora lì, dove era, com'era, come annunciato dall'abate Ildefonso Rea. L'abbazia, come la vediamo oggi, è infatti una perfetta ricostruzione di com'era prima che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale la radessero completamente al suolo. Si entra al monastero superando tre grandi chiostri rinascimentali che consentono di raggiungere la chiesa. Ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa soglia. Attraversano silenziosamente i chiostri e poi salgono la grande scalinata fino alla basilica, alla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica. Poi c'è la cripta, di sotto, da scoprire con gli stupendi mosaici dorati. Ma è nel museo che alla fine i visitatori possono vedere magnifici quadri, meravigliosi manoscritti e libri antichi. Possono ripercorrere la storia dell'abbazia dagli inizi a oggi e comprendere perché Monte Cassino è nota come il faro della civiltà occidentale. Oggi Paese che vai prosegue lungo gli itinerari della Ciociaria delle Meraviglie. Visiteremo l'abbazia di Monte Cassino, una delle abbazie più grandi del mondo, definita anche il faro della civiltà occidentale. Faremo un viaggio tra arte, storia e antiche tradizioni. Sipina, prosegue questo viaggio nelle meraviglie della Ciociaria, un viaggio spettacolare. Oggi ci troviamo a Cassino, siamo saliti anche sul Monte Cassino, ma una puntata bellissima. Anche qui si possono sentire le stesse vibrazioni di alate in queste pietre magiche per gli antichi che componevano delle mura, pensate, ciclopiche. Ma qui saliremo in un luogo molto importante anche per la nascita, diciamo, della lingua italiana. Il più antico documento che adesso vi voglio dire, che è Sao Coquelle Terri, Coquelli Fini, che qui contiene 30 anni li possette parte sante Benedetti. Era uno scritto notarile, una testimonianza probabilmente, dove si parla di queste terre legate appunto alla zona del monastero di San Benedetto, che in questa disputa vengono raccontate. Questo ci dimostra quanto l'italiano sia bello. L'italiano è un concerto, ecco perché gli stranieri, soprattutto i turisti stranieri che vengono anche ad ammirare questi luoghi, che anche noi italiani, mi raccomando, dobbiamo visitare, anche loro ci guardano ammaliati, si innamorano della nostra lingua, che è un concerto naturale. Ritornando a questo luogo, il viaggio di oggi prosegue tra storia, archeologia, l'arte e tanta spiritualità. Entreremo in questo bellissimo luogo di culto che anche in precedenza era dedicato ad altre divinità, quindi probabilmente è sempre stato un luogo di culto, e qua anche l'acqua è il filo conduttore. Pensate che
perché le testimonianze, le fonti ci parlano di 12 sorgenti e ancora oggi ci sono due sorgenti molto importanti. Comunque vi lascio le immagini di Paese che vai. Oggi visiteremo una delle più note abbazie del mondo. Stiamo parlando dell'abbazia di Monte Cassino. Davanti a me la loggia del paradiso. Pensate, questa abbazia fu definita faro della civiltà occidentale. E ad accompagnarci in questo viaggio, Don Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito. L'abbazia di Monte Cassino, come mai secondo lei è definita così, faro della civiltà occidentale? Monte Cassino è stata definita un faro della civiltà occidentale per tutto ciò che ha rappresentato nel corso di questi oramai prossimi 1500 anni di fondazione, perché quando San Benedetto è venuto qui nel 529 ha avviato una nuova esperienza di vita monastica che lui aveva già in qualche modo vissuto precedentemente a Subiaco, ma dando un nuovo connotato. La regola che lui scrive qui a Monte Cassino rappresenta ancora oggi un testo di riferimento sia dal punto di vista spirituale sia anche dal punto di vista culturale per ciò che i monaci nel corso dei secoli hanno fatto. Non possiamo non ricordare il grande valore, no, delle biblioteche, della trasmissione del sapere. Se ci sono dei testi che in Occidente abbiamo potuto conoscere è grazie all'opera dei cosiddetti e celebri amanuensi che hanno trascritto e hanno trasmesso questo sapere. E quindi come si svolgeva la vita dei monaci allora? La vita dei monaci si è sempre svolta basandosi sulla regola di San Benedetto. Quel motto che non appartiene direttamente a San Benedetto, ora et labora, è un motto che poi è stato così sintetizzato e anche consegnato, no, alla tradizione. Per cui tra preghiera, lavoro ci si aggiunge oggi anche et legge, quindi di lettura, la vita del monaco si svolgeva nell'arco della giornata. Ogni monaco ha sempre avuto, come oggi, un incarico da parte dell'abate, che è il padre della comunità e che svolge secondo appunto le indicazioni che gli sono date. Quindi la prima parte importante della giornata è dedicata alla preghiera. Poi c'è il lavoro e poi c'è ovviamente la lettura e quindi l'aspetto culturale e poi c'è l'altro elemento importante che è ovviamente la vita di comunità, perché la struttura che San Benedetto identifica, no, attraverso la regola è una struttura comunitaria, cenobitica, cioè è una comunità. Ecco, a proposito di struttura, spieghiamo ai telespettatori com'è strutturata l'abbazia al suo interno. Allora, Monte Cassino è un'abbazia anche così unica nel suo genere, perché è di una maestosità impressionante.
e che ovviamente riflette le varie ricostruzioni nel corso dei secoli e quindi anche insomma la grandezza che aveva assunto. Anche perché, lo ricordiamo, l'abbazia ha subito ben 4 bombardamenti. Assolutamente, 4 distruzioni. E pertanto si entra all'interno dell'abbazia e troviamo dei chiostri che aprono, diciamo, lo sguardo su questa grande figura, appunto, di uomo di Dio che è San Benedetto. Naturalmente tutto ciò che vediamo è frutto della ricostruzione ultima, quindi post bellica, dopo il bombardamento del 15 febbraio 1944. Tutto ciò che naturalmente è stato possibile recuperare si è recuperato, però poi tanto si è dovuto anche costruire ex novo. Ed è strutturata, ecco, in modo tale che ci siano degli spazi, no, aperti al pubblico, come per esempio questi chiostri, come la basilica, come anche delle parti visitabili, come il museo o anche la parte antica. E c'è una parte che è della comunità, dove la comunità vive e dove ha anche i propri spazi, quindi i refettori, le celle monastiche, gli ambiti di lavoro. Di straordinaria bellezza la loggia del Paradiso, proprio qui di fronte a noi, con uno, io direi, con un panorama che lascia stupiti, smarriti. Vogliamo descriverlo? Allora, il panorama che si apre da questo angolo di Monte Cassino, che insomma è uno degli angoli forse anche più belli, perché con questo chiostro, con l'apertura ovviamente che ha, ci fa pensare un po' anche al carisma, no, di San Benedetto, che prediligeva questi luoghi di altura, no? Dove ci fosse anche un'apertura, ecco, un orizzonte, che significa poter respirare la presenza di Dio. Ecco, non dimentichiamo che questo luogo, con tutto ciò che significa sotto il profilo storico, culturale, sociale, ma parte da un'esperienza spirituale che San Benedetto colloca in maniera così semplice ma precisa come ricerca di Dio. Cioè lui qui insieme ai monaci ha condotto vita monastica per ricercare Dio. C'è un legame con l'antica Grecia? Quando si è chiusa la scuola di Atene, si è aperta, come dire, c'è stata la fondazione di Monte Cassino, quindi dalla chiusura di un certo tipo di scuola si è aperta un'altra, no, scuola, quella che San Benedetto definisce come scuola del servizio del Signore. In fondo anche i monasteri sono delle scuole, no? Delle scuole dove si apprende innanzitutto a servire il Signore, chiaro, e poi anche le varie arti, no? Dei monaci, che possono essere arti culturali o, come è stato nel corso di questi secoli, anche arti manuali, per cui i monasteri sono celebri anche per le invenzioni di tanti strumenti, per esempio dal punto di vista lavorativo, nei campi o anche insomma nella scienza, nella medicina, anche perché le abbazie sono state veramente dei fulcri, delle officine da cui tutto lo scibile, quindi tutto il sapere umano, si è sviluppato. Quindi non soltanto l'aspetto religioso, che era la base, il motivo per cui si sta in monastero, ma anche l'aspetto appunto
culturale, conoscitivo, ecco, in senso lato, in senso ampio. Anche c'erano monaci che aiutavano proprio nella costruzione, no? Quindi erano, si adoperavano in maniera molto pratica, così come quando c'erano appunto i campi, quando c'erano, no, anche chi si occupava del bestiame, insomma, erano delle vere e proprie officine, laboratori. Più o meno quanti visitatori accoglie durante l'anno l'abbazia? È un numero che varia, diciamo che ci attestiamo almeno sui 300.000, però insomma in alcuni anni si è spinto come numero anche ben oltre. Quali saranno secondo lei anche le possibili modifiche, se ce ne saranno, dell'abbazia nel tempo? Come verrà conservata questa abbazia? Voi cosa fate per tutelarla? Allora, la comunità monastica innanzitutto prosegue sempre con questo ritmo di vita che ci è stato consegnato, naturalmente si adatta ai tempi, perché noi seguiamo naturalmente la regola di San Benedetto, ma adattata anche ai nostri tempi, perché ci sono delle cose presenti nella regola che ovviamente non sono più vivibili in quel modo, stiamo parlando di 1500 anni fa. Quindi da un lato si prosegue con la presenza di una comunità che quindi tra preghiere e lavoro porta avanti. Dall'altro lato si cerca di dare sempre uno sguardo, diciamo, sempre privilegiato al tema dell'accoglienza. Ecco, l'accoglienza che soprattutto in questi ultimi decenni diventa un tema molto importante e che è anche cresciuto, perché pensiamo che 100 anni fa non c'era tutto il movimento che c'è, insomma, da 50 anni a questa parte, no? Di viaggi, di percorsi, eccetera. Allora questo è un tema importante, con l'attenzione sempre a saper cogliere quei segni dei tempi che la Chiesa ci indica e che fa parte del nostro essere, no, monaci in questo tempo. Una data significativa a Cassino, il 21 marzo. Cosa succede? È la festa patronale di San Benedetto, che coincide con la data tradizionale del transito. È la festa solenne più importante, no, per l'abbazia, ma anche dal punto di vista appunto della città come festa patronale, anche se nella Chiesa universale la festa di San Benedetto è stata spostata con la riforma liturgica all'11 luglio, perché il 21 marzo capita sempre durante il periodo di Quaresima. Allora, per evitare di tenere una festa, diciamo, anche così importante, insomma, nel periodo quaresimale, allora si decise di spostare questa solennità. Per noi è solennità, ma le tre città benedettine, e quindi Norcia, Subiaco e Cassino, hanno mantenuto questo legame e quindi anche la festa. Quindi qui a Cassino è festa patronale. Viene preparata da almeno un mese, ecco, di festeggiamenti, che significa eventi, che significa anche rappresentazioni, perché abbiamo anche un corteo storico che
dedicato, proprio si chiama Terra Sancti Benedicti, e che con delle rappresentazioni rievoca il periodo, diciamo, medievale, ecco, dell'abbazia e anche del territorio. E poi c'è un altro evento importantissimo che è la fiaccola di San Benedetto, la fiaccola benedettina, intitolata Pro Pace et Europa Una, che ogni anno va a raggiungere una capitale europea portando il messaggio di San Benedetto, un messaggio che fondamentalmente è un messaggio di pace e quanto mai oggi assume un significato notevole proprio nel cuore dell'Europa. Quindi oramai da tanti anni è un che insieme alle altre due città, quindi, e anche le relative abbazie, che facciamo questo percorso, questa festa, viene benedetta dal Papa in Piazza San Pietro e poi viene accesa a Norcia, poi raggiunge una capitale europea, poi di nuovo Subiaco e conclude qui a Montecassino e Cassino. E quindi qual è il legame dei benedettini nel mondo? Siamo tutti discepoli di San Benedetto e fratelli. Thank you.
La città di Cassino si trova lungo le pendici sud-orientali del monte che porta il suo nome, Monte Cassino, dove sorge l'abbazia che diede origine all'ordine benedettino, ha una posizione dominante sulla strada statale casilina che fiancheggia la valle dell'Iri. Fu proprio la sua posizione geografica lungo la linea Gustav a rendere la città un cruciale teatro di guerra per più di 8 mesi, dall'ottobre del 1943 al maggio del 1944, che vide schierati uno contro l'altro gli eserciti tedesco e alleato. Da un lato le truppe del Reich sui monti retrostanti all'abbazia, dall'altro le truppe anglo-americane impegnate in continui e ripetuti attacchi. Nei primi 5 mesi del 1944, 4 grandi battaglie causarono un enorme numero di vittime, con un tragico tributo di sangue anche da parte delle popolazioni civili colpite dai bombardamenti a tappeto che rasero al suolo dapprima l'antico monastero, ritenuto probabilmente a torto un caposaldo presidiato militarmente, e un mese dopo l'intera città. I primi bombardamenti alleati colpirono l'area del Cassinate fin dall'ottobre del 1943 e prima ancora il 19 luglio, con l'attacco al non lontano aeroporto militare di Aquino, ceduto dall'Italia alle truppe tedesche nel 1942. Tuttavia, il confronto sul campo si ebbe tra il 18 gennaio e l'11 febbraio 1944, che vide però sostanzialmente ferma la linea del fronte. Gli alleati cercarono di forzare la situazione con la seconda battaglia di Cassino, il cui perno fu il violento bombardamento dell'abbazia, totalmente distrutta dalle bombe alleate il 15 febbraio 1944. La responsabilità della distruzione di un luogo storico di eccezionale valore artistico e simbolico è stata da molti storici attribuita alla richiesta del generale neozelandese Bernard Freiberg, incaricato di condurre il nuovo attacco a Monte Cassino, convinto che il monastero fosse stato trasformato in una roccaforte tedesca, anche se nuove tendenze individuano anche altre responsabilità. Di fatto, la distruzione dell'abbazia fu un insuccesso anche dal punto di vista militare, perché i paracadutisti tedeschi presero possesso delle rovine e le trasformarono in una trincea difensiva inespugnabile. La terza offensiva alleata iniziò il 15 marzo, giorno in cui un altro vasto bombardamento rase al suolo la città di Cassino. Malgrado limitati successi sul terreno, tuttavia, i tedeschi continuarono a resistere sia all'interno delle rovine della città che sulle alture. La strada per Roma era ancora bloccata. La quarta e definitiva battaglia ebbe inizio a maggio, quando il generale Harold Alexander, comandante delle truppe alleate in Italia, lanciò l'operazione Diadem, che prevedeva un attacco diretto all'abbazia da parte del corpo polacco del generale Władysław Anders. Contemporaneamente le truppe francesi, guidate dal generale Juin, avrebbero dovuto sfondare le posizioni tedesche sui monti Aurunci e quelle britanniche avanzare alle pendici del Monte Cairo. In questo modo si sarebbero ricongiunte nell'alta valle dell'Iri, superando la linea Gustav. Mentre si sgretolava il settore destro dello schieramento tedesco a sud dell'Iri e le armate anglo-canadesi raggiungevano la via Casilina, il 17 maggio i polacchi riuscirono con gravissime perdite a conquistare le quote prossime all'abbazia. Il 18 maggio i tedeschi abbandonarono le posizioni sulla linea Gustav, arretrando su una linea difensiva parallela che correva attraverso i paesi di Piedimonte e San Germano, Aquino e Ponte Corvo, alle falde del massiccio del Monte Cairo. La strada per Roma era ormai aperta e all'alba del 4 giugno 1944 i primi reparti statunitensi e canadesi entravano nella capitale. Nella città di Cassino iniziò subito l'opera di sgombero dalle macerie. L'allagamento della pianura a opera delle truppe tedesche e le voragini provocate dai bombardamenti resero ancora più complicata la bonifica del territorio delle mine. Le conseguenze delle battaglie si fecero sentire per molto tempo ancora sulla popolazione civile. La malaria tornò a infestare le aree percorse dalla guerra. Le città, i paesi e i casolari rurali erano stati distrutti.
L'economia rurale e industriale era stata quasi completamente smantellata, altissime le perdite in vite umane anche tra la popolazione civile. Malgrado la drammatica situazione e la prosecuzione della guerra in Italia, il 15 marzo 1945 venne posta la prima pietra per la ricostruzione del monastero di Monte Cassino. Come era, dove era? Un segno dal grande valore simbolico per l'intera Italia. Ci troviamo a Cassino, all'esterno dell'Istoriale. L'Istoriale è un museo che conserva i tesori, ma anche e soprattutto gli oggetti che riguardano la Seconda Guerra Mondiale. Come potete vedere, questo è un cacciacarri M10. Adesso entreremo all'interno dell'Istoriale, dove ci attende Fortunato. Fortunato, sarai tu a guidarci, illustrarci l'Istoriale di Cassino. Ci troviamo all'ingresso. Cosa possiamo notare? Allora, questa, innanzitutto buongiorno a tutti, è la sala dove noi solitamente accogliamo i turisti che vengono e scelgono di visitare il Museo Istoriale. Sono turisti provenienti non solo dall'Italia ma da tutte le parti del mondo. Qui raccontiamo un pochino, ci prendiamo del tempo per raccontare un pochino la storia del Museo Istoriale prima di iniziare il percorso museale vero e proprio. È un museo che nasce nel 2006 in occasione del 60° anniversario della battaglia di Cassino e nasce grazie soprattutto all'allestimento di Carlo Rambaldi, che è stato uno dei più grandi esperti, forse un genio degli effetti speciali a livello internazionale. Ecco, facciamo però un passo indietro. La battaglia di Cassino, in che periodo siamo? Seconda guerra mondiale. Sì. Cosa accadde? Cassino divenne cruciale strategicamente e anche poi di conseguenza geograficamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo a cavallo tra il 1943 e il 1944 e qui si vanno a scontrare i due schieramenti principali della Seconda Guerra Mondiale, da una parte gli angloamericani e dall'altra ovviamente la Germania nazista di Hitler. In particolare Cassino è un punto cruciale perché passava la linea Gustav nel territorio di Cassino e quindi avviene lo scontro a Cassino e nel Cassinate. Ecco, per quanto riguarda invece i ritrovamenti, già all'ingresso troviamo, diciamo, alcuni oggetti risalenti proprio alla Seconda Guerra Mondiale, ma mi hai detto dietro le quinte che la popolazione proprio di Cassino ve li ha donati. Sì. Esattamente, qui è molto molto frequente imbattersi anche facendo una semplice passeggiata lungo i percorsi e i sentieri di guerra in reperti che affiorano di volta in volta proprio della Seconda Guerra Mondiale. Qui nella sala d'ingresso c'è appunto una prima piccolissima collezione, ma parliamo proprio di una percentuale minima rispetto poi a quello che effettivamente può essere ritrovato nella zona. Altri oggetti si incontreranno nelle restanti sale, ma sono tutti accomunati dal fatto che sono stati donati al Museo Istoriale da cittadini, da privati del territorio. Fortunato, questa è la sala dell'armistizio. Lo ricordiamo, l'armistizio fu percepito quasi come la fine dell'incubo, la fine della guerra. Seguirono delle manifestazioni di estrema felicità nel popolo italiano, ma in realtà l'incubo non terminò, anzi si aprì un'altra pagina drammatica. Sì, fu un momento di felicità molto fugace perché a seguito del programma del maresciallo Badoglio che è in sottofondo, appunto
Il popolo si riversò in gran parte delle città a festeggiare, ma ben presto, con la notizia degli sbarchi in corso, fu chiaro che in realtà stava iniziando una seconda fase che sarebbe stata molto più dura, soprattutto per il popolo italiano. E Rambaldi la rappresenta come una sorta di caos che esplode e che frantuma la popolazione italiana, come appunto c'è in l'installazione di questa sala. Riconosciuta la impossibilità di continuare la lotta ridotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Dalla radio d'epoca fuoriesce un audio che è l'audio originale del proclama, il famoso proclama del maresciallo Badoglio, che l'8 settembre, intorno alle 19 dell'8 settembre del 1943, annuncia al popolo italiano il cambiamento della situazione di guerra in Italia, il passaggio dallo schieramento, dall'alleanza con la Germania a quella con gli anglo-americani. Una terra tra due fuochi, è questo il nome di questa stanza. Andiamo a spiegare perché i due fuochi, a cosa si fa riferimento? Sì, in questa stanza inizia il racconto del dramma che visse la popolazione di Cassino e del Cassinate, proprio perché geograficamente si ritrovarono schiacciati tra le due forze. Da sud gli anglo-americani spingevano con l'obiettivo di liberare Roma, quindi spingevano verso il centro Italia, dall'altra parte c'erano ovviamente i tedeschi che provavano con tutte le loro forze a rallentare il più possibile questa risalita. Scontro che si viene a realizzare nella maniera più cruenta qui nella zona di Cassino, anche perché questo territorio era attraversato dalla cosiddetta linea Gustav, che era una linea difensiva creata appunto dai soldati tedeschi con l'intento di fermare l'avanzata anglo-americana. Quindi questo portò ad un inasprirsi dell'ostilità nella zona. Secondo te l'immagine più rappresentativa che abbiamo all'interno di questa stanza e perché? Allora, forse in realtà sono tutte le immagini, perché rappresentano un aspetto differente della distruzione, ogni aspetto che è giusto e debba essere ricordato. Ci sono le foto delle abitazioni, ci sono le foto delle strade, dei civili, degli stessi soldati che vivevano anche loro ovviamente questo dramma, quindi sceglierne una sarebbe forse ingiusto nei confronti delle altre. Ognuna è un piccolo tassello di un racconto tragico, ma di un racconto che è giusto che debba continuare a essere tramandato. Le pietre della memoria, una ricostruzione di Cassino all'indomani dei bombardamenti. Sì, ecco, se dovessimo immaginare di passeggiare in quei giorni dopo i bombardamenti proprio nella città di Cassino, probabilmente ci saremmo trovati di fronte a una situazione molto simile a quella che vediamo qui riprodotta da Rambaldi. Lo scenario è chiaro, è distruzione e desolazione. Eppure Rambaldi ha voluto lasciare un messaggio, quello di ricostruire, di rialzarsi, magari rispettando gli elementi naturali che sono qui rappresentati nei vari monitor. Questa, Fortunato, è la stanza dell'emigrazione. Dopo la guerra, partire o restare? E parliamo
dei flussi emigratori del dopoguerra, parliamo di questa pagina importante e decisiva della nostra storia. Sì, spesso si può pensare che finita la guerra il peggio è passato. In realtà, ecco, quando finisce la guerra si inizia a razionalizzare, si inizia a fare i conti con quella che è stata effettivamente la portata della distruzione. Non ci sono più le abitazioni, non ci sono più gli edifici, le famiglie, gli affetti sono stati sradicati e quindi inizia un momento ancora più, diciamo, più difficile da affrontare. E quindi è legittimo, è stato legittimo in chi nei sopravvissuti pensare è il caso di rimanere, ma con quale prospettiva? Oppure è meglio partire, andare altrove, cercare fortuna altrove. E sì, come dicevi, il fenomeno migratorio è stato un momento importante perché appunto si decide di cercare fortuna altrove, di andare per esempio in America, che di lì a poco sarebbe diventato il sogno, oppure di andare in Europa, soprattutto in Francia, in Belgio, a cercare un lavoro per magari poi ritornare una volta terminata la ricostruzione nei luoghi dove si è nati. Anche se sappiamo che poi molta di quella gente non è più tornata. No, noi raccontiamo spesso, arrivati a questo punto, che capita durante le nostre visite di incontrare visitatori che tornano a visitare i luoghi dei nativi, no? I luoghi dei loro genitori, e proprio in questo punto la commozione si fa tanta, si fa grande, perché si ricorda poi di tutto quello che si è patito e quindi magari il racconto, la guida diventa più un'esperienza di condivisione, si ricorda quello che è accaduto. E, c'è qualcuno per esempio che ricorda come dopo la guerra qui a Cassino, un esempio, i crateri lasciati dai bombardamenti, appunto dalle azioni di guerra, andarono a riempirsi d'acqua che ristagnò e portò la malaria, una situazione che aumentò ulteriormente la gravità della situazione e quindi rese ancora più difficile il dopoguerra. Però ecco, c'è il ricordo e c'è questa voglia di andare oltre, di ricordare, ma di andare oltre. Fortunato, questa è l'ultima sala del museo, un omaggio alla terra del martirologio. Sì, qui si chiude il percorso museale, ma si chiude con un messaggio. Quello che Rambaldi ha voluto lasciare è un messaggio di speranza. Alle nostre spalle c'è la terra di San Benedetto, che è stato il teatro, che ha accolto e ha visto cadere e morire quindi giovani provenienti da molte parti del mondo durante la Seconda Guerra Mondiale. E non è un caso che quando la guerra è finita questa terra ha deciso di ricordare tutti questi caduti con i vari, per esempio, cimiteri di guerra che ci sono sul territorio. E durante la ricostruzione si è deciso di nominare San Benedetto patrono d'Europa, proprio perché simbolicamente la sua terra, che aveva patito il dramma della Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo doveva diventare il simbolo per la ricostruzione, una ricostruzione che però si doveva basare su nuovi principi, sul principio della democrazia, della fratellanza, che dovevano guidare tutto il processo di ricostruzione. Cioè non era solo un ricostruire una città, non era solo ricostruire un'abbazia, ma era ricostruire un ideale. Alle nostre spalle un'esposizione che conserva alcuni reperti della Seconda Guerra Mondiale. Con la nostra associazione abbiamo deciso di fare questa esposizione, questo allestimento, come corollario, come completamento di quello che è il Museo Istoriale. Abbiamo raccolto qui le collezioni private dei nostri soci e abbiamo esposto circa 1500 reperti. A chi appartenevano questi? Questi sono tutte collezioni private dei nostri soci
che hanno la passione per la nostra storia, per girare sui campi di battaglia con i metal detector, quindi sono tutti reperti che sono stati trovati in questa zona. Di soldati tedeschi? Soldati di tutti gli eserciti fondamentalmente, quindi abbiamo 4 ambienti, ognuno è dedicato a un'armata, quindi c'è questa che è dedicata ai difensori germanici, poi le altre stanze sono dedicate una all'ottava armata britannica e un'altra alla quinta armata americana. Abbiamo raccolto circa 1500 reperti, esponiamo, di tutti gli eserciti appunto, e cerchiamo di rendere viva quella che è la nostra storia tramite gli oggetti. Un conto è sentire il racconto, un conto è percepire la storia, vederla, poterla toccare con mano, quindi rendersi conto che la guerra non è soltanto fucili e bombe, ma c'è tanta vita quotidiana, ci sono gli effetti personali dei soldati, ci sono i giochi con i quali passavano il tempo, c'è lo scatolame, ci sono gli spazzolini da denti, quali i rasoi. Quali sono stati gli ultimi ritrovamenti? Gli ultimi ritrovamenti, uno è sicuramente quello elmetto lì, che è un elmetto tedesco, alcune piastrine di riconoscimento, dei bottoni, nastri di mitragliatrice dell'MG. I ritrovamenti purtroppo sono ancora continui e ce ne sono ancora tanti perché la battaglia a Cassino ha infuriato per tantissimi mesi, per tantissimo tempo, a un prezzo altissimo di vite umane, quindi purtroppo si riesce ancora a trovare molti oggetti per la quantità di impegno bellico che c'è stato, ecco. Troviamo adesso all'esterno dell'istoriale, alle nostre spalle, uno dei simboli più rappresentativi del museo. Stiamo parlando di un carro armato che risale più o meno alla Seconda Guerra Mondiale. Sì, esattamente. Quello che vediamo alle nostre spalle è un cacciacarri M10 dell'esercito degli Stati Uniti d'America, impiegato durante la battaglia di Cassino. Ecco, andiamo proprio sul tecnico per quanto riguarda la struttura del carro armato. Cosa possiamo notare? Questo carro era considerato un carro leggero e conteneva l'equipaggio di 5 uomini e non è considerato propriamente un carro armato ma un cacciacarri perché era adibito appunto alla distruzione dei carri nemici. Questo cacciacarri ha partecipato alla battaglia di Cassino e nel dopoguerra è stato conservato appunto come monumento storico della città e poi in un secondo momento portato qui presso il museo storiale per adornare la struttura. Ma questo è l'unico carro armato che avete a Cassino o ce ne sono altri? A Cassino ci sono altri due carri come monumento storico, uno presente davanti al comune che è uno Sherman sempre alleato e un altro a Monte Cassino nella zona dell'Albaneta che è diventato un monumento dei soldati polacchi.
Questo luogo è visitato da tantissimi turisti qui a Cassino durante l'anno. Sì, certamente. Come dicevi tu, essendo il cimitero del Commonwealth e quindi rivolgendosi al ricordo di caduti di varie nazioni, ha ovviamente una certa risonanza a livello mondiale, anche e soprattutto a livello mondiale. All'interno di questo luogo oggi sono ricordati più di 4.000 caduti e ci sono le loro ovviamente lapidi molto simili l'una con l'altra, quasi standardizzate proprio per rendere omogeneo questo, l'architettura di questo posto. Ecco, che ha una struttura particolare. Sì, come tutti quanti i cimiteri e i luoghi come del ricordo come questo che vengono gestiti dal Commonwealth War Graves Commission, si tende a dare una uniformità di architetture, si trova sempre appunto una standardizzazione delle lapidi, si trova sempre una Stone of Remembrance che sarebbe una grossa pietra simile a una sorta di altare che è legata proprio al ricordo dei nomi e delle loro azioni in vita, e si trova sempre all'interno di luoghi come questi una Cross of Sacrifice, cioè una croce del sacrificio, che invece sta a simboleggiare in qualche modo il sacrificio vero e proprio messo in atto da chi viene qui ricordato. Questo non è l'unico cimitero in memoria dei soldati stranieri, perché ce ne sono altri, per esempio vi è il cimitero polacco. Sì, questo come dicevi è un posto Cassino, il Cassinate è un luogo che ha nel ricordo una delle sue caratteristiche principali, e il ricordo passa anche attraverso luoghi come il cimitero del Commonwealth, come il cimitero polacco, ma aggiungerei anche il cimitero tedesco nella frazione di Caira, e a Venafro, non molto distante da qui, c'è il cimitero francese, il sacrario militare italiano a Montelungo, quindi nella zona è veramente ricca di ricordo. Abbiamo raggiunto la Rocca Janula, che insieme all'abbazia di Monte Cassino domina Cassino, e ci ha raggiunto l'assessore al turismo. Grazie assessore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per averci invitato e soprattutto per essere venuti nella nostra città a mettere in evidenza le meraviglie della nostra città, quindi l'onore è nostro. La Rocca Janula, spieghiamo ai telespettatori qual è l'importanza oggi di questo luogo. Allora, sicuramente è un luogo storico molto importante, datato intorno al 1000, ma poi gli esperti vi diranno di più. Oggi è ancora più importante perché innanzitutto è stato oggetto di una riqualificazione, di un rifacimento e di una ristrutturazione, per cui adesso la viviamo così. Anche la rocca ha subito i danni della Seconda Guerra Mondiale. E poi perché all'interno di questo monumento cittadino negli ultimi 2 anni si è sviluppato un progetto di imprenditoria giovanile. Tramite un bando vinto con la Regione Lazio siamo riusciti ad affidare questo bene meraviglioso a queste due cooperative di ragazzi e ragazze che hanno messo su una specie di attività per vivacizzare il luogo, quindi stanno organizzando laboratori per le famiglie, laboratori storici per i bambini, percorsi di visita guidata, accolgono tantissimo le attività finalizzate all'inclusione anche dei ragazzi con disabilità, e organizzano concerti a tema anche su musiche del periodo medievale, quindi c'è una bella ricerca storica, è diventata diciamo un faro, un piccolo faro del risveglio della nostra cultura a livello proprio cittadino. Ecco, a proposito di fari, l'abbazia di Monte Cassino, definita faro della civiltà occidentale, cosa offre ai turisti? Qual è l'importanza sotto l'aspetto turistico, ma soprattutto quanto è importante salvaguardarla? È di fondamentale importanza, prima di tutto proprio per il patrimonio che essa rappresenta,
ma soprattutto anche per la storia e questo aggancio con la nostra tradizione più profonda. Non c'è persona cassinate che non si senta in qualche modo parte di questo monumento, che non è un insieme di pietre e di muri rifatti, ma è parte proprio della nostra storia. Tutti noi, non solo di Cassino, ma anche dei paesi limitrofi, abbiamo sempre visto e continuiamo a vedere l'abbazia come un punto fondamentale di riferimento. E nel dire questo non mi riferisco solo alle bellezze, al silenzio assoluto che si respira quando si va sopra, alla bellezza di ciò che vedi, ma anche alla cultura che ti trasmette. San Benedetto ha veramente lasciato un segno sulla nostra terra e noi siamo orgogliosi di riscoprirlo giorno dopo giorno. Salvaguardare l'abbazia, renderla ancora più bella, più maestosa, significa salvaguardare la nostra storia, quello che siamo, e trasmetterla ai nostri giovani. E sappiamo che è una cosa fondamentale. Ecco, a proposito di tradizioni, vogliamo fare un accenno alla festa patronale di Cassino? Allora, sicuramente la festa di San Benedetto, che ricade il 21 marzo, voi sapete che San Benedetto in realtà è il 21 marzo e l'11 luglio, noi festeggiamo il 21 marzo, rappresenta da circa 10-15 anni a questa parte un momento fondamentale anche della storia della città. La Fondazione San Benedetto qualche anno fa ha costituito questo corteo storico, dietro il quale non c'è solo la rievocazione dei tempi intorno al 1000, quando proprio qui c'era San Bertario e questa rocca ne è testimone, ma rappresenta anche l'occasione per far approfondire soprattutto alle scuole del territorio la storia di quel tempo. Quindi nei giorni che precedono la festa del 21 il turista può venire e trova il corteo storico, lo vede sfilare, è un corteo imponente, molto curato, molto attento, ma in realtà nei giorni precedenti ancora chi vuole approfondire la nostra cultura e soprattutto lo spaccato di quel periodo attraverso convegni, attività, mostre, riesce a fare anche questo. Quindi ha messo in moto, diciamo, la riscoperta dell'orgoglio cittadino, perché Cassino, dopo che è stata distrutta completamente, così come l'abbazia nel 1944, sono state distrutte ad un mese di distanza l'una dall'altra, è come se avesse un po' perso le proprie radici, perché veramente è stato distrutto tutto. Quindi noi cassinati sentiamo la necessità di ricostruire intorno, diciamo, a dei fulcri quello che noi siamo, il senso di appartenenza. Monte Cassino, la Rocca, la vecchia Cassino che adesso si sta riqualificando per fortuna, rappresentano questi centri proprio di aggregazione e di riscoperta. Ecco, invece tra i luoghi che sono visitabili e ben preservati a Cassino vi è un museo importante, il Museo Historiale, che contiene al suo interno dei reperti della Seconda Guerra Mondiale. Sì, esatto, si trova praticamente all'ingresso della città. È stato allestito da Rambaldi, quindi quando è stato, diciamo, sistemato ed aperto era veramente un museo all'avanguardia e continua ad esserlo. La ricerca della, diciamo, della memoria storica di quello che è accaduto è sicuramente uno dei filoni principali del turismo che riguarda la città, perché in ogni parte della città abbiamo segni tangibili di quello che è successo. Questo museo rappresenta anche un punto catalizzatore per le scuole che veramente si recano lì e poi dopo continuano il loro percorso su a Montecassino. E sicuramente il turismo, di quello che noi definiamo turismo di guerra, è una delle principali fonti del nostro turismo. Accanto a questo sono collegati sicuramente i numerosi cammini, primo fra tutto la Cavendish Road, fatti proprio durante il periodo, diciamo, della guerra e che adesso vengono ripercorsi un po' per stare a contatto con la natura, ma anche per rivivere determinate situazioni attraverso delle guide specializzate. Quindi Cassino e turismo sostenibile è un binomio possibile? Assolutamente sì, perché soprattutto nell'ultimo periodo il turismo della guerra, il turismo dei cammini, il trekking urbano, quindi sono tutte diciamo sfide che stiamo lanciando prima di tutto a noi stessi, perché anche noi cassinati abbiamo bisogno di riscoprire determinate meraviglie a cui
molto spesso ci siamo abituati, invece vederli con occhi diversi fa bene. E poi obiettivamente, se vogliamo essere una città al passo con i tempi, dobbiamo assolutamente tenere in considerazione la sostenibilità, il rispetto e la valorizzazione della natura. Tradizioni di Cassino, una Pasquetta un po' particolare, Fortunato, ce la vuoi raccontare? Certo, innanzitutto bisogna dire che non bisogna confondere questa Pasquetta con la festività che viene appunto subito dopo la Pasqua. È un nome che è legato ad una tradizione tipica del territorio, tipica di Cassino, e avviene il 5 gennaio, la notte del 5 gennaio. C'è un'associazione, c'è un gruppo di rievocatori che in abito a tema fanno appunto questa sorta di piccolo corteo, questa processione nelle strade della città, e appunto è una tradizione antichissima, forse tra le più antiche che sono state tramandate, e vive fino ai giorni nostri. Quali sono invece le tradizioni gastronomiche? Sicuramente tra le varie tradizioni gastronomiche del territorio, una delle più rappresentative, se non la più rappresentativa, è la stozza cassinese, che è in pratica quasi una sfida che viene messa in atto da chi produce questi grandi panini di dimensioni veramente enormi, e vengono riempiti con qualsiasi tipo di cibo, e diventa una vera e propria sfida poi a riempirlo e a consumarlo di conseguenza. Ed è diventata anche questa nel tempo un elemento caratteristico della cultura del posto. Ci troviamo qui al birrificio Monte Cassino, all'interno di uno dei ruderi che è stato ristrutturato in birrificio. Abbiamo qualche altri progetti su qui all'Albanetta, abbiamo un ristorante, abbiamo anche una casa in ristrutturazione per fare un bed and breakfast, e c'è eventualmente anche un piccolo caseificio che potrebbe nascere qui sulla tenuta dell'Albanetta. Qui abbiamo due dei nostri prodotti al momento: una birra ambrata, che il suo centro è principalmente gli malti tostati, diversi malti, abbiamo malto monaco e caramellato all'interno, anche una birra molto molto tradizionale a livello di birre di tipologie belghe. E qui abbiamo la nostra birra bionda, che è più estiva, un po' più amara per le calde estate italiane. E io sono venuto qua del Canada per questo progetto. Ho conosciuto il titolare dell'azienda dopo qualche anni che sono arrivato in Italia, e visto che avevo prodotto birra da dove vengo, abbiamo valutato la fattibilità del progetto qua di birrificio, e dal 2019 siamo in produzione con adesso tre diversi prodotti, e ci abbiamo trasformato questa stalla in birrificio in pratica. Allora,
Allora, vi spiego velocemente come facciamo la birra. Qua vedete qualche esempio di ingredienti che sono presenti all'interno dei nostri prodotti. Qua abbiamo un malto di frumento, un malto tostato, un po' di luppolo e una spezie che sono scorza d'arancia amara. Tutti questi ingredienti vengono messi all'interno dei tini di ammostamento. Allora, durante le cotte noi prendiamo i cereali e estraiamo i zuccheri, trasformiamo l'amido in zuccheri fermenticibili e non fermenticibili. Questo processo avviene dentro il tino di ammostamento. Dopodiché facciamo una filtrazione per separare il solido del liquido e ci dà il mosto da fermentare. Prima la fermentazione avviene anche la bollitura e dove è aggiunto il luppolo per l'amaro e anche le spezie per dare caratteri ai nostri prodotti. Dopo la bollitura il mosto viene raffreddato, messo all'interno da uno dei fermentatori che abbiamo qua e aggiungiamo un po' di lievito e iniziamo la fermentazione primaria. Noi facciamo solo birre rifermentate in bottiglia, allora la gasatura è tutta fatta in modo naturale. Una volta che abbiamo finito la fermentazione principale, imbottigliamo, aggiungiamo un po' di zucchero all'interno della birra, imbottigliamo e mettiamo questa bottiglietta un'altra volta al caldo, dove si svolge una seconda fermentazione in bottiglia. Visto che il gas non può uscire dalla bottiglia, gassa il prodotto. Allora, noi un prodotto completo dall'inizio alla fine ci vuole circa un mese. A passare dalla sala cotta alla fermentazione primaria e l'imbottigliamento abbiamo un mese di tempo. Ci troviamo a Ceprano, nella nostra azienda che produce vini. Come obiettivo ha quello di salvaguardare le vigne abbandonate. Oltre al vino produciamo anche grani antichi, Seno dei Cappelli e altri vini, altre varietà. Oltre ai nostri prodotti abbiamo con noi qui dei formaggi locali e dei salumi prodotti dalle aziende agricole nel nostro paese. Dalle nostre uve, dalla nostra azienda, abbiamo alcune varietà di vini, tutti i vini autoctoni, il Lecinaro, il Maturano, il Capolongo e il Pampanaro e anche altre varietà classiche tipo Merlot, Cabernet e Trebbiano. Produciamo due bianchi, due rossi, un rosé e un metodo Champenois, un metodo classico, che prende il nome di Argil. Argil è l'uomo più antico d'Europa che ha dato origine al nostro nome, che ha dato l'idea di chiamarlo terre di argile. Terre di argile sono tutte le terre che circondano la nostra azienda, da dove noi produciamo uva, olio e grano. Nel nostro territorio ci sono alcune aziende che sono dedicate alla riscoperta dei prodotti tipo il formaggio, il pancacio, la caciotta cepranese, un'altra azienda che produce salumi, la salsiccia ciociara, che è diversa dalla salsiccia dei nostri diciamo confini, perché la nostra salsiccia non ha aggiunta di aromi tipo arancio, tipo aglio, tipo finocchietto. Qui si produce soltanto con coriandolo, peperoncino e sale. La nostra storia è legata anche alla produzione di vini dolci, dei dolci. La nostra famiglia nasce come pasticceri e produciamo ancora mostaccioli che vengono prodotti dal nostro mosto e la ciambella lambreghella, che è un dolce tipico della zona, ma noi utilizziamo esclusivamente il nostro vino e le nostre farine macinate a pietra per la produzione. L'utilizzo delle nostre farine conferiscono ai nostri dolci e ai nostri prodotti un prodotto unico, molto friabile, molto profumato e molto digeribile.
Allora, il vino che andiamo a degustare questa sera è un 6.30, si chiama 6.30 perché abbiamo identificato i nostri vini con la provenienza foglio 6, particella 30. E lo stesso sistema, lo stesso metodo lo utilizziamo per il 2370, che è un lecinaro in purezza, l'1128 che è un rosé di lecinaro, e un 1128 che è un maturano, altro vitigno autoctono. Adesso proviamo a degustare questo 6.30, che nell'annata del 2020 è un Merlot 80%, lecinaro 20%, perfetto, ok. No, mia figlia mi aiuta, diciamo l'azienda è di proprietà della famiglia, di mia e di mia moglie, e le nostre figlie impegnate nello studio qualche volta ci danno un aiutino o nelle degustazioni o nelle manifestazioni. Lei è Giulia, l'altra mia figlia purtroppo è impegnata nello studio a Roma, e però quando è disponibile ci danno una mano molto... non ride, su. Vogliamo fare un brindisi a questo? Nella nostra azienda si produciamo anche dei vini dei grani antichi, principalmente Senatore Cappelli, lo produciamo dal 2017. In sistema biologico certificato dalla farina del Senatore Cappelli e da altri grani, produciamo della pasta secca, dei formati tradizionali, il pacchero, il mezzo pacchero, e la casareccia ciociara e le zitaricata. La zitaricata è proprio un formato di pasta che in ciociaria viene utilizzato per fare il famoso timballo ciociaro. Noi abbiamo soltanto quella rigata, la zita è classica e liscia. Con le nostre farine produciamo grano tenero, con cui si possono fare dei dolci e del pane, e grano duro, la farina di Senatore Cappelli, che viene utilizzata per fare fettuccine o pasta all'uovo della tradizione ciociara.